All'assessore, prego assessore Montuori per la sua relazione introduttiva per 15 minuti, ne ha facoltà. Buonasera, buonasera a tutte, buonasera a tutti. Presentiamo questa sera una delibera per la conferma della dichiarazione di pubblico interesse per la proposta di realizzazione del nuovo stadio in località Tor di Valle. Circa un mese fa, il tempo sembra essere dilatato, ero in quest'aula per descrivere quello che era il percorso che immaginavamo di riconfigurare per arrivare a questa nuova delibera. E abbiamo parlato degli atti già compiuti e di quelli ancora da compiere. All'epoca le notizie erano ancora tante, confuse, e ad oggi, a seguito del confronto richiesto con la lettera della sindaca durante la famosa conferenza dei servizi, che dichiarava la volontà di rivedere il progetto alla luce di un insieme di condizioni variate, tra cui la necessità di limitare l'impatto dell'intervento nella zona, di rivedere le quantità e di verificare se il quadro di contesto e in che maniera si fosse modificato, noi abbiamo con questa delibera anticipato alcune considerazioni. Le prime considerazioni importanti sono che rispetto alla precedente delibera 132 del 2014 è stato modificato il vincolo archeologico che era stato introdotto con decreto del segretariato generale dell'autorità del bacino del fiume Tevere e che aveva elevato nell'area alcuni livelli di rischio idrogeologico, necessitando di fatto alcune modifiche importanti alle opere da realizzare nell'area al fine di renderla comunque passibile di un intervento di questo genere. È stato dato avvio a procedimento di vincolo architettonico sull'area, ma soprattutto alcune modifiche sostanziali sono intervenute da quella delibera ad oggi, tra cui la sottoscrizione nel 2016 di una convenzione tra Roma Capitale e il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per la realizzazione di un'importante opera pubblica infrastrutturale, il Ponte dei Congressi, che insiste nello stesso quadrante territoriale del progetto. Un ponte che è un'opera strategica di carattere nazionale e che è previsto nel piano regolatore, quindi è un'infrastruttura reputata necessaria fin dall'adozione del piano regolatore, dall'approvazione del piano regolatore e che ha l'obiettivo di creare un nuovo sistema infrastrutturale in grado di risolvere varie criticità oggi presenti. Queste valutazioni hanno portato ad alcune modifiche importanti di quello che secondo noi definisce l'interesse pubblico di questa importante opera della nostra città. Uno dei concetti principali che io qui vorrei ricordare è proprio nella definizione stessa del concetto di infrastruttura pubblica, che prevede che non sia soltanto il titolo di proprietà pubblica a definire l'interesse pubblico di un'infrastruttura, ma le finalità di utilizzo dello stesso, cioè che con i suoi livelli di servizio abbiano un impatto importante su tutta la società e su tutta la città e non soltanto su alcune componenti di esse. In relazione a tutte queste modifiche del quadro di contesto, alcune sono scelte politiche, altre sono modifiche obiettive delle condizioni in cui il progetto è maturato, abbiamo individuato gli obiettivi da garantire in questa deliberazione, che sono stati in primo luogo la diminuzione sostanziale dell'edificazione privata, con la riduzione di oltre il 50% indicato della SUR relativa al cosiddetto business park. Abbiamo valutato che uno dei punti fondamentali Silenzio in aula, per fosse. favore, un attimo solo, assessore. Chi vuole parlare è pregato di uscire. Prego, assessore. Grazie, Presidente. La massima accessibilità dell'area tramite il trasporto pubblico, che abbiamo individuato essere prioritariamente da localizzare lungo
la ferrovia FL1 che va a Fiumicino e sulla tratta, intera tratta della ferrovia Roma Lido che va da Ostia al centro di Roma alla stazione Ostiense, servendo un territorio all'interno del quale vivono oltre 195.000 cittadini. Abbiamo individuato nel miglioramento dell'accessibilità carrabile attraverso l'unificazione della via Ostiense e via del Mare nell'intero tratto tra il raccordo anulare e il cosiddetto nodo di Viale Marconi, e quindi migliorando tutta la viabilità lungo quest'asse, come uno dei punti fondamentali, in modo da ricollegare lo stesso asse viario al cosiddetto Ponte dei Congressi. Abbiamo individuato tra le altre priorità il superamento delle condizioni del rischio idrogeologico, con miglioramenti importanti che avranno ripercussioni ovviamente sulla vita dei cittadini di Decima, che è la vera, l'area più a rischio, ma anche con miglioramenti che avranno impatti su alcune infrastrutture in corso di realizzazione nell'area dei Tor de' Cenci. Abbiamo individuato tra le priorità la necessità di un'edificazione sostenibile e di basso impatto ambientale, con elevati standard energetici. Intorno a tutti questi obiettivi abbiamo individuato questa nuova proposta. Questa nuova proposta individua nella nuova superficie di circa 212.000 metri quadri la massima edificabilità dell'area. Intorno a queste cifre in questi giorni abbiamo sentito dire molte cose, abbiamo sentito aumenti, diminuzioni, numeri. Al solito l'urbanistica è una materia complessa. La precedente delibera prevedeva un'edificazione di circa 354.000 metri quadri di SUL, di questi circa 112.000 già serviti dal piano regolatore e quindi con un aumento sostanzialmente di circa 242.000 metri quadri, in aumento rispetto alle previsioni di piano regolatore. La nostra delibera, che si attesta a circa 212.000 metri quadri di SUL, aumenta di 100.000 metri quadri la SUL rispetto a quella assentita al piano regolatore. All'interno di questo sistema di diminuzioni, attraverso l'individuazione dei sistemi di tassazione del cosiddetto del contributo costo di costruzione da un lato, cioè quello legato alle quantità già assentite dal piano regolatore, e al costo di trasformazione che invece viene applicato alle quantità aumentate, abbiamo individuato appunto gli importi necessari a valorizzare e a realizzare le opere di interesse pubblico. Tra queste ovviamente quelle prioritarie, a parte quelle già citate, risultano la realizzazione del ponte ciclopedonale di collegamento tra lo stadio di Tor di Valle, tra l'area dello stadio di Tor di Valle, scusate, e l'area della stazione Tor di Valle, con la realizzazione di un ponte ciclopedonale che permetterà di accedere alla stazione e di mitigare i flussi in entrata e in uscita dallo stadio, soprattutto però di collegare l'area di Decima all'area del Business Park, ma soprattutto all'area del parco fluviale che verrà realizzato all'interno del perimetro della nuova area di interesse pubblico. Il ponte ciclopedonale che invece collegherà con la stazione Magliana e con questo precedente di Tor di Valle creerà un sistema, una dorsale ciclopedonale est-ovest molto importante, perché è interesse prioritario di questa amministrazione valorizzare tutti quegli strumenti che permettano di immaginare una mobilità diversa all'interno di questa città e quindi favorire esperimenti di bike commuting per tutti coloro che in quest'area vivono, abitano e si spostano ogni giorno. A questi si aggiungono quindi gli interventi per la messa in sicurezza del fosso di Vallerano e dell'acqua acetosa Ostiense, al fine di consentire la deperimetrazione delle aree di Decima rispetto al vincolo di rischio idraulico R4 e quindi dell'area dell'ANSA del Tevere dal rischio idraulico R3. Sono previste tra le opere necessarie per definire interesse pubblico
la realizzazione del parco fluviale nell'area destinata a verde pubblico e piano regolatore, iniziando così dando un importante incremento al verde attrezzato e realizzando parte di quel parco fluviale Tevere che è ancora previsto dal piano regolatore, quindi attraverso un'area che ha oggi, con questa nuova proposta, una superficie di circa 34 ettari. All'interno di questo parco, come già richiesto precedentemente, sarà realizzato un sistema di videosorveglianza che assicuri la copertura di tutta l'area di intervento. Saranno sistemate inoltre le aree golenali, favorendo anche la realizzazione di pontini di attracco su Tevere al fine di garantire accessibilità all'area anche dal fiume. Ecco, crediamo che tutte queste opere, che guardano non soltanto alla necessità dello stadio, non soltanto alla necessità del business park, ma ai bisogni di un intero settore all'interno del quale quotidianamente si spostano centinaia di migliaia di persone, debbano essere garantite prioritariamente. In ultimo, ovviamente, gli importi destinati al miglioramento del trasporto pubblico su ferro. Sono cifre importanti che ci permetteranno di realizzare opere, ma soprattutto di migliorare la flotta dei treni che si spostano lungo la ferrovia, al fine di realizzare una vera e propria linea di metropolitana con frequenze fino ai 5 minuti, 4 o 5 minuti. Crediamo quindi che tutte queste opere configurino un sistema infrastrutturale pubblico nel senso che dicevo prima, cioè che non sono soltanto opere di proprietà pubblica, ma sono opere che si rivolgono al pubblico, si rivolgono a tutti i cittadini che abitano non solo in quest'area, ma in tutto un settore importante, se noi guardiamo la nostra città, in un'ottica metropolitana, cioè in un'ottica di flussi che arrivano quotidianamente all'interno provenendo da settori lontani e che non guardano quindi soltanto alle esigenze degli eventi, seppur importanti, legati alle giornate di massima capienza dello stadio. All'interno della delibera si individueranno tra l'altro gli obblighi del fare, cioè la necessità che tutte le opere vengano realizzate prima della, tutte le opere che definiscono ovviamente interesse pubblico vengano realizzate prima dell'inizio delle attività all'interno dello stadio o dell'apertura comunque del business park. In seguito, dal momento che questa è una delibera di pubblico interesse, tutta un insieme di obblighi reciproci tra le parti, cioè tra i proponenti e l'autorità del comune, verranno definite all'interno della successiva convenzione che verrà stipulata prima ovviamente dell'emissione dei titoli abitativi. Quello che ci tengo a dire inoltre è che la concessione di titoli edilizi non rappresenta per i cittadini mai un costo zero, questo l'ho ripetuto già più volte. La concessione di titoli edilizi è una concessione che il Comune fa nei confronti dei proponenti. Pertanto dire che in alcuni casi le opere si realizzano a costo zero oppure che le opere vengono realizzate senza alcun esborso da parte dei cittadini, dal nostro punto di vista non è corretto, in quanto un esborso in termini di diritti edificatori, di ipoteche sul futuro di questa città, stiamo parlando, sono esborsi in termini di impermeabilizzazione dei suoli, di impatto sui territori, di costruzione, eccetera, eccetera. Sono scelte, si possono condividere o non si possono condividere, ma non sono a costo zero. A costo zero significa che noi potremmo vendere l'intero patrimonio della città per realizzare delle opere a costo zero, ma questo ovviamente sarebbe una follia. Quindi non si vede perché offrire o cedere diritti edificatori debba essere individuata come un'ipotesi che non rappresenta dei costi per i cittadini. Le trasformazioni rappresentano dei costi ambientali, dei costi su quello che è l'impatto che queste opere hanno sulla vita dei cittadini. In questo senso il nostro impegno a ridurre al massimo questi impatti deve essere inteso nel rispetto della massima utilità pubblica dell'opera. Grazie.